Benvenuti a tutti in un nuovo video. In questo nuovo video andiamo a vedere un trucco per Pokémon Go. Io lo testerò su Android 8.0, ma dovrebbe andare anche sugli inferiori. Questo trucco ci permette di muoverci sulla mappa senza muoverci. Andiamo a scaricarlo. Allora, FGL, eccolo qua, FGL, però trovate comunque il link in descrizione. Andiamo a installarlo. Pesa 3,38 MB, quindi non occupa neanche tutto spazio. Ok, andiamo ad aprircelo. Vi consiglio di farvi un account apposta per provare queste illegalità su Pokémon Go, perché sennò ve lo bloccano se vi beccano. Di utilizzarlo in maniera realistica, quindi camminate lente, non per dire, se sei a Milano non puoi essere tra un'ora a New York per ora, poi quando ci sarà il teletrasporto ne riparleremo. Allora, consentiamo la posizione. Qua ci chiede le modalità sviluppatore, andiamo ad attivarle. Software, subgruppo, eccolo qua. Andiamo a dargli applicazione simulazione, eccolo qua, di posizione simulata, scusate, e scegliamo FGL, torniamo indietro e continuiamo. Chiudiamo la pubblicità, andiamo a selezionare sulla mappa un posto che vogliamo. Allora, io mi trovo qui in hotel, qua vedete, vado a selezionare dove so che ci sono tanti Pokéstop. Se lo vedo più avanti, l'ho allargato troppo, mi sono perso, aspettate. Eccoci qua, Fontana. Poi andiamo a vedere le impostazioni. Chiudiamo ancora la pubblicità. Qui abbiamo l'autofix run intervallo, che possiamo mettere quanto ne vogliamo, ad esempio uno. I metodi sono tre tipi, se non funziona il primo provate con gli altri due. Poi possiamo modificare il joystick con le frecce e via dicendo. Allora, andiamo a far partire il tutto schiacciando qui. Chiudiamo la pubblicità. Allora, vi faccio vedere, vedete, allora, sta pubblicità, facciamo partire, sotto c'era scritto Mock Location Started Successfully, poi dobbiamo aspettare questa schermata che si chiuda per aprire Pokémon Go. Ecco qua, andiamo ad aprire Pokémon Go. Vedete che siamo vicino dei Pokéstop, abbiamo già trovato dei Pokémon. Andiamo a girare il Pokéstop. No, abbiamo preso il Pokémon per sbaglio. Ed eccolo qua. Ed ecco fatto, abbiamo preso il nostro Pokémon. Andiamo a girare il Pokéstop. No, siamo saliti di livello. Ok, andiamo a girare il nostro Pokéstop. Visto, ci ha dato tutte queste cose. Per muoverci, a differenza degli altri trucchi, noi dovremmo fare a piccoli pezzi, schiacciare un po' alla volta, perché sembra che si blocchi, ma in realtà funziona uguale. Se vi dà questo errore, non preoccupatevi, perché poi l'autofix lo toglierà e ci farà comunque andare avanti, vedete? In questo caso ci ha bloccato un attimino. Ok, partito l'autofix. L'autofix automatico, meno tempo gli date meglio è, però consumerà più batteria. Ci muoviamo un po' alla volta. Con questo qua possiamo spostare le nostre frecce, girare. Questo chiude la X blu e adesso non ho capito cosa serve. Ecco qua.
Ecco qua, se hai problemi o dubbi, curiosità, scrivi nei commenti. Se ti sono stato Mm. utile, lascia un like e iscriviti al mio canale per non perderti i miei prossimi video. Yeah.